finisce con una schiacciante vittoria per il Guardia Perticara sul Senise e la semifinale del triangolare di Coppa Italia di Basilicata di Futsal. La squadra di Bartolomeo vince per 9-2 e si qualifica per la finale di mercoledì prossimo a Policoro. C'è poco da raccontare, soprattutto nella prima frazione di gioco, quando i ragazzi di casa di Mister Masiello sembrano non entrati in campo con i saurini devastanti soprattutto nel risultato. Prima dell'inizio della gara, il portiere senisese del Guardia, Rocco Collarino, entra in campo con uno striscione dedicato ai tre ragazzi gravemente feriti nell'incidente stradale di sabato scorso, Vincenzo, Gianluca e Antonio. Una manifestazione di vicinanza espressa da tutti i giocatori in campo e da tutti i tifosi, che rispecchia l'affetto che da giorni sta dimostrando la comunità senisese. Il portiere Collarino è pronto a conquistare la sua terza finale di Coppa in 3 anni e così sarà. Al terzo minuto il Guardia va subito in rete con Lavella. La giornata a no dei senisesi si amplifica subito dopo, quando il portiere Rossi è costretto al ritiro dal campo per un infortunio al tendine. Passano pochi secondi, all'ottavo Di Pinto segna il 2-0. Il portiere cosentino fa quello che può, ma l'artiglieria della squadra di Bartolomeo non perdona e al decimo segna ancora con Della Jave. Cosentino cerca di arginare le falle di un quartetto inguardabile, Collarino dal canto suo si supera in 2 interventi smorzando il timido tentativo di rimonta sinnico. Lo spagnolo del Guardia segna altri 2 gol al 18° minuto e successivamente al 24° in mezzo al tentativo di Mele parato sempre da Collarino. Nella ripresa i padroni di casa provano una reazione, centrano la traversa con Rodriguez e poi segnano con Rissi al 9° minuto. Il gol del Senise scuote ancora il Guardia che nel giro di 6 minuti segna ancora altri 4 gol con Urio per 2 volte e De Fina sempre 2 volte, portando il risultato sul 9-1. Al 20° arriva il secondo gol di Mele. I 10 minuti finali vedono Collarino e Cosentino parare i tentativi a rete con il risultato inchiodato sul 9-2. Passa il Guardia in finale. Per la seconda volta consecutiva il Senise si ferma alla semifinale. Inseguivi questa terza finale in 4 anni e ci sei riuscito. Sì, questa diciamo che è la terza, una l'ho persa, una l'ho vinta e adesso proveremo a vincerla mercoledì il 24 a Policoro. Abbiamo visto che sei entrato con un cartellone prima della partita, a chi dedichi questa vittoria? Dedico questa vittoria a loro, che spero che si mettano subito nelle forze e si riprendano subito, per questo dedico questa vittoria a loro. Mister, penso che non c'è stata storia, troppa superiorità in campo. Vabbè, no, superiorità, diciamo che abbiamo interpretato benissimo la partita e subito si è messa a favore per noi. Devo ricordare pure che sul 2 e il 3-0 ci sono state 2 parate del nostro portiere Collarino, e quindi sono state parate a salvare il risultato. Il divario è vasto perché loro non avevano niente da perdere, dovevano recuperare, però hanno fatto una signora partita e faccio i complimenti ai miei ragazzi che hanno interpretato alla grande sia il primo tempo che il secondo tempo, soprattutto quando noi ci aspettavamo che attaccavano e noi li abbiamo presi alti per non fare delle verticalizzazioni, delle azioni dove abbiamo subito e abbiamo sofferto nel primo tempo. Un obiettivo raggiunto in questa stagione, in 3 anni una coppa, un secondo posto e il 24 vi giocate una finale. Scusa se ti correggo, ma pure un campionato vinto in C2, sì, è un progetto che è partito 3 anni e mezzo fa, dove la società punta a salire nei campionati professionistici di Serie B. Credo che in 3 anni la società Guardia Perticara è cresciuta molto, è conosciuta in tutta la regione, anche perché con molti sacrifici si è riuscita a muovere con i giusti acquisti,
ha puntato anche su di me, quindi io le ringrazio e sono molto soddisfatto del percorso che abbiamo fatto finora. Il primo obiettivo è stato raggiunto. Sabato ci aspetta un'altra finale, che è lo scontro diretto con il Lauria, e poi mercoledì abbiamo questa finale e sabato abbiamo un altro scontro diretto contro la prima, che è il Futura Matera. Spero di riuscire in questi 10 giorni a avere 3 vittorie e così puntiamo anche a vincere il campionato. Era difficile portare a casa questa finale contro una squadra così forte come il Guardia Perticara, così è stato? Beh, voglio esordire ringraziando innanzitutto di tanti tifosi che erano presenti qui a Monte Cotugno, e quindi li voglio ringraziare. Una partita difficile, come dicevi tu, contro un ottimo Guardia Perticara, non per questo è secondo in classifica, però noi ci tenevamo tantissimo a fare bene, anche perché eravamo riusciti a fare l'anno scorso la semifinale, quest'anno semifinale, 2 anni fa la finale, e volevamo arrivarci in finale, però abbiamo trovato di fronte un'ottima formazione. Poi quando trovi un collarino in giornata sì, e quindi ti chiude la porta, e noi perdiamo il portiere dopo qualche minuto, le cose si mettono male. Quindi bene il Guardia Perticara, però devo anche elogiare i miei, che comunque hanno fatto una discreta partita. Presidente, abbiamo notato che è un momento difficile per il Senise, viene da un po' di risultati negativi, però soprattutto forse manca la concentrazione, soprattutto nei primi minuti della partita. È un momento no, però sono convinto che il lavoro del mister si vedrà. Abbiamo tutto il campionato di ritorno da disputare, crediamo nei giocatori, in tutti quanti, e quindi speriamo e ne sono convinto che usciremo da questo momento diciamo non bello, e riusciremo a dire anche la nostra.